L'ARS non fa una legge da 2 mesi e Crocetta accusa i parlamentari regionali di opporsi a provvedimenti pesanti. Qual è la norma anticorruzione? Stallo legislativo all'ARS è un problema di merito. Se manda una legge contro la corruzione il 12 dicembre, ancora non è stata esaminata, dice il presidente della regione, non è che c'è un problema di stallo all'ARS, il problema è che alcune leggi non le vogliono. Parlando dei DDL su trasparenza e sull'incompatibilità, Crocetta ha detto: leggi come quelle che propongo io sono pesantucce, il problema è il merito alle leggi. Una legge del genere segna l'incompatibilità e perfino l'ineleggibilità quando si hanno affari con la regione. In pratica, chi decide di fare il parlamentare regionale, il presidente della regione e l'assessore, deve decidere fra gli affari o la politica. Onestamente noi ci pensavamo già da mesi, però ovviamente, come prevede la legge, lo vogliamo fare prima della verifica, prima che si trattasse. Ovviamente ci siamo posti il problema di quali sono le questioni che la Corte dei Conti ha sollevato negli anni passati, e sulla base di quelle valutazioni abbiamo detto che quel problema del residuo poteva essere un problema persistente e che è venuta l'ora di cominciarlo a affrontare definitivamente, cosa che stiamo facendo molta forza, perché sottraiamo spesa alla corrente senza fare tagli, diciamo, che di natura sociale, e li mettiamo come fonti di riserva per evitare i rischi, diciamo, da mancata entrata. Beh, certo che non sono allegro, perché quanto per anni non si è speso e abbiamo dovuto faticare per confermare la programmazione, eccetera, e quanto a parte dei direttori generali, e l'ultima preoccupazione è stata per questi anni quello di spendere i soldi comunitari, e danneggiando onestamente, certo che ci arriveremo. Però guardate, stasera prima approveremo un cronoprogramma molto preciso, eh? E chi non lo rispetterà alla fine dell'anno pagherà.